situazione è sempre più drammatica, perché l'ultimo bilancio ufficiale da parte della Protezione Civile parla di 247 vittime e temo che sia un bilancio destinato a salire. 190 i morti in provincia di Rieti tra Amatrice e Accumoli, Accumoli che poi è l'epicentro della scossa, quella più forte, delle 3.36 della scorsa notte, e 57 vittime in provincia di Ascoli Piceno nella zona di Arquata e Pescara del Tronto. Pescara del Tronto, è bene ricordarlo, frazione, piccola frazione di Arquata del Tronto. Si continua a scavare, spesso a mani nude, perché la situazione è sempre molto delicata. Ci sono altre persone sotto le macerie, per questo dico che il bilancio purtroppo è destinato a salire. Ma gli aiuti, come dicevo, ne stanno arrivando tantissimi. Faccio un esempio, senza fare pubblicità, la Deutsche Bank per 12 mesi ha stoppato mutui e ogni tipo di balzello fiscale nei confronti delle popolazioni terremotate, ma ce ne sono tantissimi di esempi. Si sta scatenando veramente un circolo di solidarietà altissimo, quindi i 350 morti, vado a memoria, del terremoto dell'Aquila è sì un numero elevato, ma se consideriamo che l'Aquila è una città che ha oltre 70.000 abitanti, ovviamente in percentuale questo terremoto, che ha colpito principalmente tre paesini di montagna, come cifre, parliamo oramai di, supereremo a breve le 250 vittime, a mio avviso è ancor più grave e ancor più drammatico, perché statisticamente ha sì colpito a macchia di leopardo, però ha colpito una zona, quella tra Arquata e Amatrice, che in linea d'aria sarà più o meno di 10-15 km.